Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG, consueto bollettino dell'unità di crisi nazionale della protezione civile sui contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, registrati 10.800 nuovi casi su 77.993 tamponi e 348 decessi. Il tasso positivi test è al 13,8%. Le terapie intensive calano di 4 unità e i ricoveri ordinari sono in aumento invece di 242 unità. Aumenta, seppur di poco, invece il numero dei positivi Covid oggi in Campania. Sono 747 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 78 sintomatici. In totale nell'ultima giornata sono stati effettuati 6.743 tamponi, con un leggero aumento della percentuale di incidenza. Registrati anche altri 31 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 24 nei giorni scorsi. Superiore ancora il numero dei guariti, 1.044, rispetto ai nuovi positivi. Ricordiamo anche il report dei posti letto su base regionale. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 96. I posti letto di degenza disponibili 3.160 tra offerta pubblica e privata, mentre quelli occupati 1.377. Sono 118.554 vaccinati in tutta Italia dal 30 dicembre, data effettiva di inizio della campagna dopo il V-Day simbolico del 27 dicembre scorso. La situazione vede molte regioni utilizzare al meglio le dosi disponibili, come Lazio, che ha già vaccinato più di 22.000 persone, utilizzando quasi il 50% delle dosi a disposizione. Mentre altre realtà, come la Lombardia, pur avendo più di 80.000 vaccini a disposizione, sono riuscite a inocularne solo 3.126, meno del 4% di quelli disponibili. La Campania, in questa speciale classifica, occupa al momento il sesto posto di efficienza, avendo già vaccinato 10.745 persone, prettamente personale sanitario, su 33.870 dosi invece a disposizione, per una percentuale del 31,7%. Al primo posto la provincia autonoma di Trento, che ha già utilizzato il 54,8% dei vaccini possibili. Intanto in Inghilterra è partita la somministrazione del vaccino di Oxford, AstraZeneca. Il Regno Unito ne ha ordinato 100 milioni di dosi. Sull'argomento intanto ha parlato il presidente del CSS Locatelli, che si è sottoposto subito al vaccino. Ascoltiamolo. Anch'io ho fatto il vaccino, ha un valore per me personalmente ovviamente straordinariamente importante, perché è la strada per creare un'immunità protettiva rispetto a SARS-CoV-2. Spero però anche che l'esempio della mia vaccinazione possa servire da ulteriore incentivazione per tutti gli italiani. I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci, vacciniamoci tutti se vogliamo uscire da questa situazione, soprattutto se vogliamo difendere le persone più fragili e indifese. Continua a disquisire nella giornata di oggi il governo alla ricerca delle migliori soluzioni per le nuove restrizioni Covid dopo il 6 gennaio. Un Consiglio dei Ministri è previsto per questa sera, proprio in questi minuti, con numerosi temi all'ordine del giorno. La prima ipotesi, in vaglio fino al 15 gennaio, il divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo weekend, e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. La soluzione più drastica sarebbe invece la zona rossa nel prossimo weekend, così come conferma anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ancora, l'ennesima proposta è quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, quindi arancione nei feriali e rossa nel weekend, oppure di tornare persino in zona gialla per il 7-8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione nel weekend tra il 9 e il 10, e solo successivamente, sulla base del monitoraggio post natalizio, quindi quello più importante, assegnare le fasce per la settimana seguente. L'unità di crisi della Regione Campania intanto si è riunita per un'analisi molto dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie.
Sulla base di tale analisi e dalla relazione che confluirà in un'ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente come era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà poi valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità di ritorno in presenza per l'intera scuola primaria e solo successivamente dal 25 gennaio per la secondaria di primo e di secondo grado. Una ricerca sull'ERTE ha portato già questa mattina all'arresto dei 5 degli 8 appartenenti al comando che ieri notte ha rapinato un rider di 50 anni a Napoli presso la calata Capodichino. Gli arresti sono stati eseguiti dagli uomini della Questura di Napoli dopo una notte di intere ricerche. Mancherebbero all'appello gli altri 3 malviventi protagonisti dell'aggressione. Anche lo scooter è stato poi recuperato dagli agenti. Ieri sera infatti un gruppo organizzato di 8 persone ha commesso un furto di un motorino ai danni di un rider nei pressi di Capodichino. Scene atroci per la violenza che emanano. Un gruppo di persone che picchia ripetutamente il povero rider che si aggrappa al mezzo disperato. Alcuni cercano anche di investirlo per rubargli il motorino. Subito è scattata però la gara di solidarietà sul web. L'obiettivo da raggiungere era proprio ricomprare lo stesso motorino. La stessa gara di solidarietà è stata così eccezionale che l'uomo che aveva avviato la campagna ha deciso poi di chiuderla per le troppe donazioni ricevute. 11.068 euro è stata la quota raggiunta prima che si chiudessero le donazioni. Un segno di come si possa rispondere alla cattiveria con tanta solidarietà, soprattutto nella città di Napoli. Dopo 11 mesi di attesa ripartono le linee 2 e 4 del sistema tranviario di Napoli. Nello scorso gennaio 2020 infatti era stata ripristinata già la linea 1 da Poggio Reale a Piazza Municipio. Fu l'assessore comunale trasporti Enrico Panini a assicurare che entro febbraio, sempre del 2020, sarebbero partite anche le altre 2 tratte, ma si è dovuto attendere un altro bel po' prima di vedere dei risultati, complice però anche la pandemia Covid e i lavori in Via Marina. Adesso le 2 linee partiranno dal deposito di San Giovanni a Teduccio, senza la possibilità, almeno per il momento, di allungare la linea 1 per farla arrivare fino a Mergellina, così come avveniva nell'era precedenti a lavori della metropolitana. Ma ascoltiamo proprio le voci dei protagonisti e del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Riparte l'intera rete tranviaria della città. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4. Quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tranviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente. Di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese e mezzo, per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice appunto di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Sulla frequenza della direttrice costiera 10 minuti, la frequenza diversamente della linea da San Giovanni a Piazza Nazionale intorno ai 20 minuti. È un risultato complicato, non facile, ma importante, che dà il segno di quanto sia viva questa azienda, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e mai lo faremo mancare, ma soprattutto è un servizio che ritorna ai cittadini, che sentivano la mancanza del servizio che andava da San Giovanni a Municipio e da San Giovanni a Piazza Nazionale. Un altro risultato importante a cui seguirà quello del filobus da qui a qualche giorno, quindi siamo soddisfatti e ci tenevo a venire qui per rappresentare il mio ringraziamento all'azienda, alla dirigenza, alle lavoratrici e ai lavoratori di ANM. Quelle somme che provvisoriamente sono mancate in bilancio per far quadrare i conti, le sono e verranno, come ho detto, all'azienda recuperate immediatamente, quindi non ci sta nessun problema di natura di cassa e non ci sarà nessun problema di bilancio e finanziario. Noi abbiamo buttato il sangue per salvare questa azienda, adesso che ci siamo rinforzati perché i servizi stanno riprendendo dovrà correre ancora di più.
Sono 110 nuovi positivi al Covid nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL di Terra di Lavoro. I tamponi effettuati sono 709 per una percentuale di incidenza che aumenta al 15,5% rispetto al 9 del giorno precedente. Si segnalano purtroppo altri 10 decessi in provincia che portano il totale da inizio pandemia a 456. Dall'ultimo bollettino si segnalano però anche 231 persone guarite. I comuni col maggior numero di attualmente positivi sono ancora Versa con 268, Maddaloni 253, Marcianise con 241 e chiude Caserta con 231. Sta facendo molto parlare il focolaio Covid a Rocca d'Evandro a causa di una veglia funebre a una anziana avvenuta lo scorso 27 dicembre, con parenti e vicini di casa riunitisi poi anche al funerale della donna deceduta proprio per Covid qualche giorno dopo. Sono 76 cittadini attualmente positivi, oltre il 2% della popolazione residente. La maggior parte dei contagiati, tra cui anche alcuni bambini, è asintomatica. La situazione è ovviamente monitorata costantemente dall'ASL di Caserta, che non ha per ora ritenuto opportuno effettuare lo screening di massa. Nonostante ciò, il comune di Rocca d'Evandro oggi, tramite una nota ufficiale, ha deciso di chiarire la situazione. Nell'aggiornamento del 31 dicembre venivano riportati 29 casi positivi giornalieri, si legge, riconducibili ad un unico focolaio cittadino, portando gli attualmente positivi a 46. L'ultimo bollettino riportava un aumento di 30 persone, portando così gli attualmente positivi a 76. Tra queste 27 persone non sono però residenti nel nostro comune, ma stanno osservando qui la quarantena per esigenze personali. L'ente sta quindi portando avanti un'azione legale contro chi ha diffuso notizie inesatte, basate su fonti non ufficiali e inattendibili. L'amministrazione intanto, conclude la nota, esprime un sentimento di profondo cordoglio per le famiglie colpite dalla prematura scomparsa dei propri cari e soprattutto un augurio di pronta guarigione a tutti coloro che sono ancora colpiti dal Covid-19. Passiamo come di consueto anche allo sport. Il Napoli vince a Cagliari per 4-1 e torna al successo. Gli azzurri rete con Zielinski, doppietta Lozano e Insigne su rigore. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Pedro. I partenopei con questo successo salgono a quota 28 in classifica, al quarto posto, a meno 2 dalla Roma terza. Gattuso a fine partita ha così commentato il successo dei suoi in Sardegna. Sono soddisfatto della prestazione ma anche arrabbiato. Non si può arrivare 10 volte sotto la porta e rischiare di non segnare, manca il veleno giusto. Senza Zielinski staremo qui a parlare di altro, un calciatore completo che danza sul pallone, gliel'ho sempre detto, deve diventare determinante, era però importante vincere, dobbiamo fare un ulteriore step. Osimhen ha sbagliato e pagherà, ha anche chiesto scusa, a breve lo vedrò, il mio maestro Lippi mi diceva sempre di cuocere nel mio brodo, lui deve cuocere nel suo, dagli errori si può solo imparare. Intanto delle novità importanti sul futuro di Arek Milik. Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, ha confermato l'interesse per il giocatore. Siamo interessati a Milik, dichiara, ma il polacco non è l'unica opzione, non c'è nulla di concreto per ora. Abbiamo molti problemi per quello che non siamo riusciti a fare nell'ultima finestra di mercato e stiamo seguendo diverse piste per l'attacco. Ne parleremo ancora con il Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e soprattutto vi auguro un'ottima serata. A domani!